Situazione di una società che si trova, per esempio, nei 1000 anni di pace del vecchio impero persiano, oppure nell'età d'oro di Pericle, o nella Roma di Augusto. E noi invece siamo una società che sta sull'orlo di tanti abissi. Questi lussi non ce li possiamo permettere. Ci sono state tante firme a Parigi, siamo tutti contenti, però i dati recenti dicono che l'inquinamento sta accelerando, che l'aumento di idrocarburi moltissimo, che i ghiacciai hanno accelerato il loro scioglimento e la via del nord commerciale è ormai una via stabile. Abbiamo l'abisso economico perché ci sono in giro un paio di bolle e tutti gli esperti non ci dormono la notte. Se ci dovessimo domandare, insomma, lì non c'è una persona che abbia figli e nipoti che almeno una volta non abbia fatto il discorso: noi ce la sfanghiamo, ma loro ce la faranno? Questo è ricorrente. Quindi dobbiamo rinunciare ai lussi del dettaglio e concorrere, se possibile, alle due cose fondamentali che ci sono davanti. Ridurre un po' la velocità, speriamo che l'antroposofia dia una mano in questo senso. All'aeroporto di Heathrow a Londra, e ce ne sono tre, ogni anno ci sono 500.000 atterraggi e decolli. Se ci fate, calcolate bene, sono più di 1.000 al giorno, molti di più. Quindi una decelerazione indispensabile. E possibilmente cambiare rotta di almeno un grado per evitare l'iceberg. Quindi la situazione è questa. Per cui che cosa tentiamo di fare in questi incontri? Riposizionare l'uomo almeno nel percorso maestro della sua evoluzione e poi i dettagli, le articolazioni secondarie, ognuno se le cerca per conto suo. Noi ci troviamo in questa situazione qui, cerchiamo di riportare in rotta una società, un'individualità, una situazione umana che per il momento è in un caos e smarrimento totale. L'ultimo rapporto del Censis, che è sempre molto preciso, dice che gli italiani per la prima volta sono tristi. Non gira più una barzelletta, ve ne sarete accorti. E pieni di timore. Dice, due situazioni che insieme non si erano ancora viste così accese. E timore sì, perché quando comincia il timore? Quando comincia lo smarrimento. Il primo sintomo dello smarrimento è la paura. Finché io più o meno so dove devo andare. Ecco, adesso da dove deriva lo smarrimento? Dal non sapere assolutamente qual è la meta che devo perseguire. Se prendete alcune sostanze chimiche già sperimentate e le mettete insieme, potete predire esattamente il composto che si formerà. È una profezia? Probabilmente no, è una parola eccessiva. Ma quello che dobbiamo fare noi è proprio questo. L'antroposofia vorrebbe fornire gli elementi che mancano alla conoscenza per poter individuare di nuovo l'obiettivo che ci aspetta. E in quel caso non si tratta di profezia, perché se io conosco bene tutti gli elementi in questo momento presenti, posso benissimo predire quale sarà il passo successivo. E lo devo fare, è assolutamente indispensabile. E questa strada non ha alternative, la via per correggere la paura è la conoscenza, non ce ne sono altri. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Liberi da che? La prima cosa di cui bisogna liberarsi è la paura. Con la paura non si riesce a fare niente, niente di sensato. In quest'ottica, per chi ha assistito a tutti gli incontri, nel primo abbiamo cercato di sfatare questa sciocchezza clamorosa che la Terra sia un granello di polvere insignificante e altrettanto insignificante l'uomo che ci abita. Nel secondo abbiamo cercato di dare un contenuto a questa parola spirito che è molto vaga e che abbiamo visto invece che per la razza umana, per la civiltà, si identifica con l'attività del pensiero in un percorso lunghissimo. Nell'incontro successivo abbiamo visto gli stadi precedenti della Terra, che è la quarta incarnazione di un pianeta che ha già attraversato tre fasi molto diverse. Oggi siamo arrivati appunto alla Terra e ci dobbiamo occupare del pianeta su cui viviamo un po' più approfonditamente. Non bisogna pensare che tutto lo spirito si sia trasformato nei corpi visibili, questo no. Per fortuna, una parte è ancora
saldamente spirito e basta. Il processo poi si ripete sempre con molta precisione. Quando nasce un nuovo corpo cosmico, ripete inizialmente le situazioni precedenti. Tutto questo a noi non interessa nemmeno tanto dal punto di vista geologico, astronomico. Vogliamo vedere il percorso dell'essere umano per poter sapere più o meno con precisione dove ci troviamo adesso. E nessuno che non conosca il suo passato può dire di conoscere se stesso. E il passato che ci offre attualmente la cultura contemporanea è una serie di Big Bang, esplosioni più o meno caotiche, dalla quale è molto difficile ricavare la posizione di un essere umano che viene visto sempre come un corollario non indispensabile. In quest'ottica quindi anche la Terra ha ricapitolato prima i tre stati precedenti e ci interessa perché vuol dire che quando si è manifestata c'erano i germi di ciò che già era esistito prima, ma di questi germi solo l'uomo era veramente vivente e sveglio. Possiamo dire che gli altri si trovavano in una situazione sognante. Ora, l'evoluzione non procede sempre con la stessa velocità e questo per noi avrà un impatto decisivo fra non molto. Su Saturno era velocissima, cioè la prima manifestazione della Terra, poi ha rallentato e sulla Terra, diciamo più o meno nell'epoca greco-romana, è arrivata al massimo della lentezza. Adesso sta cominciando a riaccelerare velocemente. La sensazione che abbiamo tutti quanti che il tempo sia più veloce, che gli anni passino con una velocità incredibile, non è, come si dice, una semplice sensazione psicotica. Assolutamente, è reale. Un'ora di oggi non è la stessa di Giulio Cesare, sicuramente. E il processo aumenta velocemente, perché nei momenti in cui si cambia direzione, si passa dalla decelerazione all'accelerazione, quello è il momento in cui ci vuole più forza, l'impulso è più potente. Detto questo, la Terra che dobbiamo immaginare come nostro ambiente iniziale, costituita da due epoche che occultisticamente, esotericamente si sono sempre chiamate polare e iperborea, non ha quasi nulla a che fare con quella di oggi. Cioè la sostanza di cui è fatta è ancora animico-spirituale e l'uomo è un essere eterico, cioè la sostanza che si è conquistato sul Sole, su due incarnazioni precedenti. Questo significa che non ha una coscienza, che al massimo c'è la coscienza del sonno, di quando dormiamo profondamente, e questo ci fa vedere quanto è stato lungo il cammino per arrivare a poter avere un pensiero autocosciente. In questa situazione però l'interazione uomo-ambiente era totale, cioè l'immersione nella natura è qualcosa che noi abbiamo perso completamente. Quando si verifica il primo grande evento cosmico, cioè la scissione del Sole, perché inizialmente tutto il sistema solare era un unico globo immenso, poi si staccano prima i pianeti lontani, poi il Sole, poi i pianeti vicini, poi la Terra e la Luna. La Terra e la Luna insieme e poi la Luna prende la sua strada autonoma. Quindi quando si verifica la prima grande scissione che interessa a noi è quella del Sole, naturalmente ne parliamo brevi mano, ma sono processi lunghissimi. Comincia questo distacco di forze, di materia, di energia e dura migliaia e migliaia di anni. Si ha immediatamente una condensazione sulla Terra perché manca la forza più spiritualizzante, che è tuttora quella del Sole. Noi attraverso i raggi della luce riceviamo anche le forze spirituali che ci tengono in vita. Detto questo, comincia una certa vita interiore dell'essere umano che è la base di quello che saremo oggi. Comincia la sensazione, cioè l'anima senziente. Che cos'è la sensazione? È la risposta interiore a un evento esteriore, un'impressione, uno stimolo, una qualunque accadimento che ci tocca. È la situazione dell'animale praticamente. L'animale reagisce immediatamente a qualunque impressione riceve, anche quella del bambino proprio neonato. Basta un minimo e scoppia in lacrime di lui. Questa è proprio una manifestazione assoluta di anima senziente. Ora, questa comincia un po' ad articolarsi.
non ci sono ancora i sensi, ma il tatto comunque è già diffuso su tutto il corpo, quel corpo di allora, e lo rimarrà. La vista si comincia a sviluppare dopo un po' di parecchio tempo del distacco del sole, proprio come effetto della luce solare. Come dice giustamente Goethe, l'occhio è fatto dalla luce per la luce. Frasi grandiose che andrebbero insegnate tutte ste perle goetiane in terza elementare, invece sono sostanzialmente sconosciute. Conosciamo Goethe solo come sommo poeta e si finisce lì. Il processo è molto 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 lungo, perché si verifica immediatamente un fatto centrale, cioè il raffreddamento portato dalla condensazione e dall'allontanamento delle forze solari porta quest'essere umano iniziale a reagire sviluppando un calore interiore per sopravvivere. Questo crea immediatamente la situazione base in cui l'uomo si trova, cioè accetta le cose gradevoli e tenta di allontanare le sgradevoli. Tutto ciò che intorno a lui aumenta il suo senso di benessere viene accettato e tutto ciò che lo diminuisce viene respinto. Questo poi, dopo centinaia di migliaia di anni, diventerà quello che la religione buddista chiama il corpo di Brahma, cioè il Kama, l'insieme di tutte le brame umane. Ma nasce da lì, ha un'origine molto lontana. Insieme a questo si verificano poi molti eventi collaterali. Per esempio, i germi del mondo animale si risvegliano subito quando il sole si separa. I germi del mondo vegetale, quando questa separazione è completa, che prende centinaia di migliaia di anni, come si può immaginare. Invece, i germi del regno vegetale si svegliano, si rimettono in moto, diciamo così, molecolarmente parlando, quando si verificherà il secondo evento centrale, cioè la scissione della Luna. Quello che di importante si verifica nel frattempo è che l'elemento che comincia a formare il tutto è il suono. C'è un esperimento che si faceva una volta nelle scuole elementari, non so se si fa ancora, su una tavoletta, una lastra metallica molto sensibile, si ammucchiava un po' di polvere e poi si sfregava con una corda, con un archetto di violino. Modificando la pressione si vede che le vibrazioni distribuiscono la polvere in forme compiute. Ecco, il suono di cui parla la Bibbia all'inizio, la parola, il suono creatore è questo. Nella scienza esoterica il suono si identifica con l'etere chimico, cioè con quello che sceglie come abbinare le sostanze o come respingerle. Naturalmente qui si tratta di un suono che ha una realtà trascendente e spirituale, ma è lui lo strumento che comincia a dare forma alla materia. E questo è qualcosa di estremamente importante, perché poi sarà riconosciuto proprio dalla nostra cultura, dalla nostra civiltà occidentale. Quando Pitagora parla del suono, dell'armonia delle sfere, intende proprio tutta quella serie di precisissimi rapporti matematici e astronomici che sono il risultato dell'articolazione del suono cosmico attraverso tutte le sue sfaccettature praticamente infinite. Ora, l'uomo pertanto a questo punto praticamente non ha coscienza, ma interagisce moltissimo con la natura perché la sua separazione dall'ambiente non è quasi nemmeno cominciata. Col secondo evento fondamentale, cioè la separazione della Luna, tutto cambia radicalmente perché le forze più pietrificanti, più massicce, più difficili da confrontare da questo esile essere umano iniziale, si separano anche loro lentamente, la Luna esce dall'Oceano Pacifico, se possono trovare ancora le tracce, e la vita sulla Terra comincia ad avere un equilibrio migliore, perché la Terra da quel momento subisce l'influenza lunare, che è un'influenza ritardante e materializzante, e quella solare che invece è accelerante e spiritualizzante. Se noi fossimo sottoposti solo all'influenza spirituale, vivremmo forse un anno del sole, la vita sarebbe brevissima. Se ci fosse solo quella lunare, saremmo delle cariatidi plurisecolari insopportabili. È l'equilibrio di due che ci dà la vita che abbiamo adesso. Questo significa, stiamo parlando proprio del periodo in cui la Bibbia parla della cacciata dal paradiso terrestre, che significa uscire dalla sfera eterica di cui abbiamo parlato prima e scendere nella materia, la materia che comincia a essere prima solida, poi minerale, eccetera, eccetera.
cioè la perdita dello stato edenico originario, cacciata dal paradiso terrestre. Questo comporta però una situazione che è decisiva in tutta la storia dell'essere umano. Con la scissione della Luna l'uomo acquista la posizione retta, perché per tre epoche fondamentali, polari, iperborea e lemuriche, noi siamo andati al massimo a carponi, nel migliore dei casi. Abbiamo anche strisciato, abbiamo attraversato una fase anfibia, la palingenesi, insomma, è conosciuta anche dalla cultura ufficiale, la ricapitolazione di tutti questi passaggi a ogni nascita. Invece, dopo la scissione della Luna, per questo equilibrio che si crea tra Luna e Sole, l'essere umano riesce a porsi in posizione retta. E da qui comincia la vera storia dell'uomo. Comincia cioè Atlantide. Perché comincia Atlantide? Perché la vecchia Lemuria, la razza Lemure, si trovava in una zona che oggi è occupata grosso modo dall'oceano che c'è tra l'Indocina, l'India e la costa occidentale dell'Australia. Vivevano lì i Lemuri e, avendo questa terribile interazione con l'ambiente, le loro forze personali hanno interagito malamente con l'elemento igneo-vulcanico dell'ambiente, e a un certo punto il continente è stato distrutto da incendi e terremoti. E questa interazione del lemure non solo era rivolta verso l'ambiente, ma anche verso se stesso. Il lemure aveva delle capacità enormi di autometamorfosi. Poteva aumentare la sua forza a necessità per sollevare un peso lì per lì. Aveva un istinto infallibile, non sapeva calcolare perché non aveva nessuna forma di memoria e quindi nemmeno il linguaggio. Ma istinto sapeva benissimo, per esempio, se quel tronco avrebbe retto quel dato peso. Vedete, queste sono capacità che si sono conservate anche nella nostra civiltà, dove non è intervenuta un'evoluzione intellettuale. Se mi posso permettere un ricordo personale, da bambino mio nonno mi portava proprio al mercato delle vacche, dove i contadini ignoranti totalmente valutavano a occhio il peso di una vacca e sbagliavano di 2 o 3 etti. L'ho visto fare molte volte. Non solo, ma il lemure aveva delle capacità eccezionali in relazione alla sua essenza stessa, e qualcosa del genere lo trovate ancora nella zona che più è influenzata dall'antica Lemuria, che è l'Australia. Gli aborigeni non contaminati sono capaci di assumere una posizione per cui la loro temperatura si ferma a 36 gradi qualunque sia quella esterna. Di queste cose ne sanno fare parecchie, la più grave è che sanno morire a volontà. L'antico aborigeno che veniva scacciato per indegnità dalla tribù se ne andava su una collina, si sedeva e si faceva morire. E questa capacità ce l'hanno ancora. E del resto poi la Lemuria è stata distrutta da eruzioni vulcaniche e incendi, che è ancora il problema dell'Australia. I due problemi dell'Australia sono la mancanza d'acqua. Una città come Melbourne beve solo acqua di mare, hanno degli impianti favolosi di desalazione. Incendi praticamente sono una fatalità contro la quale possono poco. Nell'ultimo è andata bruciata l'anno scorso, mi pare, una regione grande come la provincia di Perugia. Distrutto il continente, i superstiti si spostano in una zona completamente diversa, che è la quarta razza, che esotericamente chiamiamo Atlantide. Ora, su Atlantide noi sappiamo che la scienza ufficiale la nega, ma nonostante questo sono state scritte decine di migliaia di libri su Atlantide. Solo Napoleone ha ottenuto più attenzione. Su Napoleone sono stati scritti più di 30.000 libri, una figura che ha affascinato parecchi. E dunque, di Atlantide, essendo più vicina, sappiamo parecchio. E a questo punto qualcuno si potrà anche chiedere: ma come lo sappiamo? È già difficile da spiegare. Può essere utile un episodio della polizia olandese di circa 10 anni fa. Si servivano di un sensitivo e, nonostante tutto lo scetticismo iniziale, poi si dovettero ammutolire, che era in grado, in una zona in cui è stato commesso un delitto, di identificare benissimo i personaggi che avevano operato in quella zona, anche a distanza di tempo. Perché qualunque cosa facciamo, o qualunque cosa succeda, lascia una traccia spirituale.
è un archivio in cui non va perso nulla. C'è una frase che dice, non un tuo capello cadrà, dice la Sacra Scrittura, senza che se ne abbia conto. Adesso però bisogna essere capaci di andarla a leggere questo archivio. Si può arrivare, di questo dobbiamo essere grati a Rudolf Steiner, perché come lui non c'è riuscito nessuno. Il procedimento è quello. Ora, essendo più vicina a noi Atlantide, molto più vicina, evidentemente è più facile, tutta, ne sappiamo di più. E che sappiamo? Sappiamo innanzitutto che su Atlantide si verifica una cosa di importanza fondamentale. Si passa dalla procreazione unisessuale a quella bisessuale. Cioè, prima gli individui si autoriproducevano per suddivisione, comunque da soli, autonomamente, e con l'evoluzione poi della specie, in quel caso si deve parlare di specie, il nascituro, il nato, assomigliava sempre di più al progenitore ed era sempre di più in grado di trasferire le sue caratteristiche al futuro figlio, diciamola così. Ma l'aspetto più importante dell'avvento della procreazione bisessuale, che poi qualche problemino l'ha portato, forse il sistema di prima era più semplice, è che le forze interiori dell'individuo prima andavano tutte nella procreazione, non gli rimaneva nulla per lui. Con la procreazione bisessuale, metà delle sue forze se le può conservare per l'auto-perfezionamento, perché c'è l'altro partner che aggiunge le sue metà, la sua metà. E da qui origina il cervello e il sistema nervoso. Cervello e sistema nervoso sono stati costruiti dalle forze che non abbiamo più utilizzato per procreare, perché quella parte di forze era aggiunta dal partner. Questo ha portato un'evoluzione formidabile nella razza umana, perché fino ad allora lo spirito umano, che è molto ben preciso, stava in altre sfere. Per potersi collegare con l'anima dell'uomo ha avuto bisogno del mediatore cerebrale. Il cervello è il mediatore che permette allo spirito di connettersi, quindi la mente è qualcosa di assolutamente trascendente, ma non potremmo collegarci con la mente senza la sfera cerebrale, cioè cervello e sistema nervoso centrale. Questa è la parte della Bibbia che poi viene descritta come libero arbitrio, perché evidentemente da questo momento, cominciando il pensiero, comincia un barlume di autocoscienza personale, comincia un barlume di vita sociale e comincia purtroppo la conseguenza più grave, che l'uomo comincia a scegliere con la sua testa e commette molti errori, e da qui si perde la perfezione edenica di cui parla appunto la Bibbia e cominciano le conseguenze prime, malattie e morte. Però comincia anche la dignità dell'uomo in quanto tale, perché prima di questo momento che raggiunge il suo apice a metà di Atlantide, quindi per molto tempo gli unisessuali e i bisessuali convivono, ed è sempre così nell'evoluzione, a questo punto però l'uomo comincia ad avere anche la brama della conoscenza, cioè vuole sapere sempre di più. Sottrae forze all'interazione ambientale per il proprio perfezionamento e comincia quella che noi chiamiamo un po' banalmente egoismo, che è una fase inevitabile. Dunque, fino a quel momento l'uomo atlantiano era fatto esclusivamente di memoria, una memoria di cui noi non possiamo nemmeno avere un'idea, perché tutta la loro educazione era basata sull'insegnare ai giovani la massima possibilità di eventi da ricordare. Di fronte a un problema cercavano un evento passato che fosse adatto a risolverlo. Il sistema è un po' farraginoso. La capacità di giudizio al momento dell'evento con un nuovo non esisteva assolutamente. Questo è molto, molto recente. Da tutto questo vengono alcune conseguenze evidentemente molto... molto esplicite. La prima è questa, che dell'antica Lemuria l'atlantiano conserva questo potere di interazione con la natura, però adesso si aggiunge il suo libero arbitrio a questa interazione, molto più di quello che poteva avere un lemure che viveva di istinto.
E la Trantiano possedeva la capacità di governare le forze di crescita delle piante, del mondo vegetale, cioè la forza che tira fuori una pianta dalla radice e la porta fino alla maturazione del frutto. Noi facciamo la stessa cosa, però con i vegetali oramai mineralizzati. Tutta la rivoluzione industriale di cui parleremo oggi è stata fatta grazie al carbone, e il carbone è il legno mineralizzato. Mentre loro sapevano usare la forza di crescita dei vegetali, noi sappiamo usare quella degli idrocarburi, petrolio innanzitutto. Che cos'è il petrolio? È la metamorfosi di conglomerati sedimentari di origine animale antichissima. Noi mettiamo nelle automobili la forza vitale di animali vissuti milioni di anni fa, è proprio così. Ora, questa interazione atlantiana però assumerà un carattere molto, molto più intenso che con la Lemuria. Essendo Atlantide più vicina a noi, abbiamo anche una scansione più netta di tutta l'epopea atlantiana in 7 sottoperiodi, che poi si classificano abbastanza bene, perché nel primo c'è soprattutto questa forza di interazione con l'ambiente che noi oggi chiameremo sicuramente magica, non si potrebbe chiamare diversamente. Per cui possibilità di modificare se stessi e l'ambiente con una grande facilità. Nella seconda epoca comincia invece questo sviluppo di memoria favolosa che diventa anche un elemento sociale. Sono più importanti le persone che ricordano di più. Sono molto importanti le memorie degli eventi fatti insieme, compiuti insieme ad altri. Questo porta nella successiva sottoepoca che il linguaggio, per esempio, tradizionale parla di razze e sottorazze, ma è antipaticissimo per noi parlare di razze, quindi è una parola che mettiamo subito da parte perché non ci piace. L'antroposofia non ammette il concetto di razza. In questa terza, diciamo così, sottoepoca, frazione di epoca, comincia un barlume di governo della società nella forma del re di origine divina, evidentemente, che si è mantenuta sostanzialmente anche se come una semplice formalità ai giorni nostri, e comincia la forma di governo che noi chiamiamo in senso molto lato regno, che richiede un lunghissimo esercizio per arrivare a una certa consistenza. Ci arriva così bene che nella epoca successiva cominciano gli abusi, comincia il culto della personalità e qui comincia a scricchiolare tutta l'epoca di Atlantide. Ma nella quinta epoca si realizza finalmente la bisessualità completa e quindi la coincidenza dell'uomo eterico con la materia fornita dal pianeta. Questo è indispensabile per la nascita dell'autocoscienza, perché finché l'uomo ha avuto la testa eterica sporgente da quella fisica, la base minerale dell'io si trova nell'epifisi, non coincidendo con quella eterica, non poteva dare la sensazione dell'autocoscienza e dell'io. Il cavallo si trova ancora oggi in questa situazione e per questo nel traffico bisogna mettergli i paraocchi, perché sennò la sua testa eterica così sollecitata lo fa impazzire. A questo punto, dotato di questa nuova facoltà, cioè il pensiero, capacità di giudicare e di calcolare, si vede che questo è l'apice dell'epopea atlantiana e infatti viene scelto questo ceppo per cominciare poi la nostra epoca, che è quella successiva ad Atlantide. La civiltà in cui stiamo vivendo adesso deriva direttamente dal quinto ceppo, dalla quinta sottospecie, sottoepoca, dal quinto periodo dell'epoca atlantidea, perché il sesto e il settimo poi saranno di decadenza e ne deriveranno popoli che ancora oggi noi vediamo molto decadenti, che continuano a decadere. Comunque estendono un po' il pensiero e nel sesto periodo allargano molto i commerci e nel settimo tornano a dare un valore un po' superstizioso alla memoria che invece era stato già abbandonato da tempo. Quello che è assolutamente interessante in tutto questo e che non piacerà ai maschietti presenti, è il ruolo della donna, perché sia nella civiltà lemure che in quella atlantiana è l'essere principale. Poiché ha una costituzione, dopo lo sviluppo della bisessualità, che gli permette una materializzazione minore, è ancora più accessibile dell'uomo, ancora nel senso, cioè fino a quel momento,
a valori trascendenti. Per esempio, il concetto di bene e di male si forma nella donna. La fantasia è una qualità assolutamente femminile. I lemuri addestravano i loro figli a una scuola basata solo sulla volontà, sulla capacità di soffrire e sopportare moltissimo. Martiri autentici, e chi non ci riusciva era abbandonato a se stesso. La donna sviluppa poi la cosa più importante, cioè la capacità di vaticinare. E questo noi lo troviamo fino al Medioevo, conservata questa tradizione, ma estremamente decaduta. Ma invece le sibille originariamente, tutte queste figure, ce l'avevano veramente queste capacità, per quel rapporto che avevano coi mondi spirituali, per cui riuscendo a vedere tutti gli elementi in gioco, materiali e spirituali, davano qualche indicazione su dove andare. Quindi questo era il ruolo centrale per chi doveva governare. Noi possiamo dire senza il minimo dubbio che la civiltà moderna è stata originata dall'elemento femminile. Gli dobbiamo tutto. Il maschietto la parte sua l'ha fatta, ma se ci fosse stato solo lui non saremmo riusciti a quel poco che siamo riusciti a fare di buono, perché lo dobbiamo esclusivamente all'elemento femminile. Dunque, arrivati alla fine dell'epopea atlantiana, chi c'è sulla Terra? Ci sono le guide indispensabili che hanno guidato istintivamente l'umanità finché non era in grado di capire, e poi cominciano a insegnare quello che prima si seguiva per istinto. Sono entità che hanno raggiunto il livello umano già nelle precedenti incarnazioni. Nella letteratura si dà il titolo di Manu alla principale di queste guide, e accanto a loro cominciano ad esserci anche le guide umane, cioè gli iniziati non divini ma formati da loro. Poi c'è un sottogruppo amorfo che si estinguerà, rimasto ancora a livello della memoria istintiva, e un piccolo gruppo di scelti, selezionati, che è già in grado di pensare autonomamente. Questo gruppo è evidentemente quello da cui verremo anche noi, e la parte decadente invece, che è molto molto quantitativamente estesa, utilizzando, adesso la tagliamo corta per non aggravare la cosa, il pensiero ma la mente come accordo dei propri istinti e delle proprie brame, entra in risonanza, perché questa risonanza ambientale non l'avevano persa, con l'elemento idrico. E come il lemure aveva fatto con l'elemento igneo, scaraventa la potenza che poi sommerge Atlantide completamente, il che naturalmente ci viene riferito da Platone, ma riguarda soltanto il momento terminale, il racconto platonico, e si riferisce a quell'appendice di Atlantide che sfiorava l'autentica Irlanda. Infatti in Irlanda ci sono ancora forze potentissime, perché la presenza spirituale in Atlantide era molto forte ancora. La distruzione del continente prende parecchio tempo, e le guide trasferiscono questo gruppo di eletti, che si distribuisce in America, in Africa, in Europa e in Asia, ma il gruppo dei migliori viene portato nell'attuale zona del Tibet, e lì ulteriormente educato e, diciamo così, edotto dal punto di vista del pensiero intellettuale. La cosa antipatica di tutto è che sia nella civiltà lemure che in quella atlantiana si ottenevano qualità sui migliori segregando completamente gli altri e abbandonandoli al loro destino del tutto, che non è proprio tanto carino. E da questo gruppo ristrettissimo nella zona sub-himalayana vengono i primi sette grandi rishi della civiltà indiana, la paleo-indiana, che è una civiltà antichissima, molto più antica di quella a cui si riferiscono i Veda, gli Upanishad, la Bhagavad Gita, della quale non ci sono tracce storiche. Qual è la caratteristica principale dell'uomo di quel periodo? Non dimentichiamo che stiamo seguendo l'uomo nel suo viaggio da essere trascendente, cioè fatto solo di materia spirituale, prima della cacciata al paradiso terrestre, come dice la Bibbia, questo lento inserimento nella materia e nella coscienza. A quel punto il paleo indiano non ne vuole sapere nulla del mondo intorno a lui.
lo rifiuta completamente, vede in tutto anima e spirito, ma la nostalgia dei mondi spirituali è fortissima e sviluppa tutta una serie di artifici respiratori, posizioni, eccetera, che poi vanno sotto il nome di yoga, che quindi erano adatti all'uomo di allora e saranno adatti anche a quelli che sono rimasti indietro oggi. Questa serie di esercizi ha solo scopo di ripristinare il perduto contatto con i mondi spirituali. Questo è un problema ancora oggi per l'India, perché l'India questo fatalismo così lo sta superando molto lentamente. Noi sappiamo, ad esempio, che ammiriamo molto il rispetto per gli animali, ma la quantità di vacche che vengono ammazzate dagli autobus e dalle automobili perché circolano nel traffico di Nuova Delhi ci farebbe pensare che forse recintandole, senza, rispettandole al massimo, ma tenendole in zone dove non ci sono proprio milioni di autoveicoli, avrebbero una vita migliore. Ma c'è ancora questa tendenza indiana a disinteressarsi del mondo. E noi naturalmente dell'India vediamo che cosa? Bollywood, lo sviluppo immenso dell'ingegneria informatica, per cui molti servizi americani hanno un server a Nuova Delhi, voi da Boston mandate una mail a Chicago, passa per un server di Calcutta. Però l'India è sostanzialmente ancora oggi fatta da 500.000 villaggi, in molti dei quali non si riesce neppure a costringere la gente a usare i bagni dopo che sono stati costruiti. Continuano a lavarsi in questo fiume fetido dove finisce tutto, perché pensano che quella sia la sorte, la fonte di non si sa bene che cosa. Quindi questo fatalismo, questo rifiuto della fisicità, del mondo intorno, c'ha ancora tracce oggi. La seconda civiltà aggiungerà qualcosa, perché la caratteristica spirituale degli indiani qual è? È il Brahman. Su tutto c'è lo spirito originario. Nelle nostre tradizioni questo poi diventa il concetto del padre, grosso modo. Quindi c'è un unicum. La civiltà successiva è quella paleo-persiana, niente a che fare con la Persia di Serse, di Leonida, di Termopili, Ciro il Grande, no, 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 molto molto precedente e purtroppo anche molto più evoluta. E la caratteristica fondamentale è che invece l'uomo comincia a interessarsi del mondo intorno a lui. Ha sempre un legame spirituale molto forte, ma vede intorno a lui una palestra in cui, secondo lo spirito, migliorare il mondo che lo circonda. E questo dà inizio all'agricoltura, si abbandona la caccia, il depredamento casuale della natura, comincia l'allevamento, cose importantissime, anche perché cominciano a radicare l'uomo, si cominciano a formare consessi sociali. La nascente autocoscienza dell'uomo si rinforza vivendo insieme ad altre autocoscienze, molto di più che se vaga inseguendo la selvaggina dove si trova. La guida di questo gruppo, lo sappiamo tutti, dell'antica Persia, è Zarathustra, che non è il Zarathustra, nemmeno lui di cui si parla storicamente, che è un discendente, una reincarnazione, il quale guida il suo popolo secondo due principi, la luce e la tenebra. Aura Mazda, il sole, e il suo nemico Ahriman, la tenebra. Quindi dal monon degli indiani, dal Brahman, siamo passati a una dualità, luce e tenebra. Ora, la civiltà paleopersiana, antica, è un ganglio fondamentale, perché per la prima volta l'essere umano prende coscienza di essere un abitante della Terra e comincia, se non amarla, almeno a rendersi conto che gli conviene migliorare l'ambiente in cui vive. E questo immediatamente poi ha un riflesso nella civiltà successiva, che è quella dei Caldei, i quali ereditano questa tradizione e ereditano anche la fortissima spiritualità degli indiani, e cominciano a indirizzare tutto l'interesse sul movimento degli astri che erano in grado di percepire. L'astronomia, come la intendiamo noi, nasce proprio con i Caldei, che sono efficientissimi. E per loro il movimento degli astri è la scrittura divina. E questo è valido ancora oggi. Gli astri si muovono perché
ciò corrisponde a dei rapporti particolari tra le entità spirituali che li abitano. Quando le entità si separano col sole è perché erano troppo evolute per rimanere insieme sulla terra con noi appena abbozzati con quelle lunari. E la stessa cosa fanno le lunari. I corpi si creano per soddisfare esigenze di chi li deve abitare. Non c'è un corpo che si muova perché... adesso non vogliamo entrare in polemica con niente, ma all'idea che tutto si muove per via di questa misteriosa legge gravitazionale, l'esoterismo sostituisce quella che invece tutti i movimenti tra gli astri corrispondono al rapporto tra le entità che li abitano. E i caldei di questo fanno una scienza di cui non è rimasto molto, purtroppo, e vedono in tutto il creato una scrittura degli dei. Questo è un passo enorme per l'evoluzione della coscienza dell'uomo, che è sempre quello che ci interessa, perché apre la strada poi al periodo egizio. Nel periodo egizio si determinano delle condizioni a noi molto molto vicine. Si vede da alcuni fenomeni molto diffusi. Basta vedere l'immagine delle tre piramidi di Giza e della Sfinge, ogni occidentale ha subito che noi siamo molto legati alla civiltà egiziana. Copernico, Keplero hanno scritto che sono debitori di molte delle scoperte all'astronomia egiziana, erano astronomi egiziani. Sostanzialmente siamo tutti egiziani reincarnati. Qual è la cosa principale della civiltà egiziana? Intanto questo sforzo di trovare un accordo tra l'anima umana e l'elemento divino, e la piramide è proprio l'espressione di questo tentativo. Poi ereditano dai caldei e perfezionano l'astronomia. Sappiamo, è stato dimostrato che l'orientamento delle piramidi di Ginza riflette quello di alcune costellazioni, e non scendiamo in dettagli. E poi, per esempio, la figura della Sfinge era un'esperienza precisa del cammino iniziatico, del momento in cui dall'uomo in forma animale comincia a emergere questa testa eterica in forma umana. Processo lunghissimo che nella letteratura più vicina, nella mitologia più vicina, per esempio, anche troviamo nella figura del centauro e così via. E l'Egizio dunque sostituisce anche a livello spirituale l'antica dualità persiana con una trinità, Osiride, Horus e Iside, o Osiride, Iside e Horus. Quindi dal Brahman degli indiani, Monon, alla luce tenebra dei persiani, arriviamo a un concetto molto vicino anche a noi, della Trinità. Come si modificano i rapporti col mondo, si modificano anche le concezioni spirituali, perché più si scopre, come diceva Ermete Trismegisto, come in basso così in alto, le due forme di ricerca procedono sempre appaiate. La cosa che noi consideriamo caratteristica del mondo egiziano a livello della cultura ufficiale è totalmente sconosciuta, è la mummificazione. È verissimo che mummificavano perché avevano, almeno in una certa fase della loro storia, la convinzione di dover conservare un corpo perché potesse essere riutilizzato dal defunto. Circondavano la tomba con tutti gli oggetti di cui poteva aver bisogno quando si reincarnava. Però l'effetto fondamentale della mummificazione è stato un altro. E come lo scopo, diciamo così, direttivo fondamentale per molto tempo è stato fare in modo che l'uomo si affezionasse alla terra, che è stato un processo lunghissimo, perché per centinaia di migliaia di anni la vita sulla terra è stata terribile, pericolosissima, piena di sofferenze, piena di scomodità, è una parola troppo leggera. E la mummificazione ha assolto proprio questo compito. Qualcuno potrà pensare, ma perché? Perché il defunto rimaneva collegato a questo corpo che non si decomponeva. Qui naturalmente entra in gioco il rapporto che c'è tra un defunto e la terra. E vedete, noi qui siamo tutti incerti se c'è un al di là. Invece nell'aldilà la presenza della terra è arrogante, è proprio sconvolgente. Cioè non c'è un istante nell'aldilà in cui la terra non presenti questa sua presenza continua. E in questo modo, mummificando i corpi, l'anima del defunto continuava in qualche modo a rimanere affezionata al corpo e alla terra,
ed è da quello che è venuto poi la nostra grande dedizione al mondo che ci circonda, addirittura eccessiva. Quindi siamo debitori di qualcosa di importante. Guardate che inconsciamente gli studiosi qualcosa presentano, perché la quantità di programmi sulle mummie è impressionante, trasmissioni scientifiche, te vedi per due ore uno scheletro orrendo con sti denti bianchi e te lo fanno vedere in tutte le posizioni, ci piazzano la vita sopra, qualcosa sentono che c'è di centrale. Tutto questo porta l'uomo finalmente a radicarsi pienamente come cittadino della terra e a interpretare il suo patrimonio spirituale a fini terrestri, cioè la previsione fatta dai sacerdoti delle piene del Nilo determinava la sopravvivenza dell'Egitto, perché il Nilo poi ritirandosi lascia quel limo fertile, l'Egitto è stato a lungo il granaio di Roma, a Ostia c'erano 150 sale termicamente protette, un capolavoro spettacolare per accogliere il grano che veniva dall'Egitto, perché a Roma aveva già 1 milione di abitanti, non erano pochi. Tutto questo lo ritroviamo, diciamo pure ingentilito, nella civiltà successiva, che è quella greca. Il greco non ha più dubbi di essere un abitante della terra, è ben consapevole di se stesso e gli piace molto questo mondo, gli piace tanto la fisicità, il corpo fisico, che scolpisce in forma umana persino gli dèi e detesta l'idea di perderlo morendo, perché il greco sapeva benissimo della continuazione della vita dopo la morte, ma sapeva pure che sarebbe stata una vita senza corpo fisico, per cui ci ha lasciato quella famosa frase: meglio un giorno da mendicante sulla terra che 100 anni da re nell'aldilà. Trasferisce addirittura la sua personalità nel mondo esterno e raggiunge il punto di massimo equilibrio tra l'uomo e l'ambiente. Cioè la cultura greca è proprio l'equilibrio personificato. Il tempio greco ci dà anche la dimostrazione di quello che abbiamo detto nella prima riunione, cioè che esistono delle forze, delle linee di forza nello spazio che siamo noi stessi a proiettare, altrimenti non ci potremmo orientare, che il greco percepiva perfettamente. Per esempio non percepiva il cielo blu, non aveva questa costituzione, gli mancavano alcuni rapporti tra l'astrale e l'eterico, vedeva il cielo grigio, a volte addirittura nero. Però percepiva, per esempio, la forza ascensionale, per cui una colonna per un greco non è mai un elemento ornamentale, è l'emblema, la metafora di una forza di spinta verticale che deve sopportare una corrispondenza e struttura orizzontale. Il suo rapporto con la divinità è addirittura formato sulla linea di queste sue percezioni. Il tempio greco non è fatto per i fedeli. Oddio, fedele ci può anche capitare per chiedere qualcosa oppure per ospitare un vaticinio, ma è la dimora del Dio. Il tempio di quel Dio è fatto con delle misure che corrispondono esattamente alla proiezione astronomica di quella divinità. Il tempio di Atena, altre misure, eccetera, eccetera, i tempi della Magna Grecia pure. Diceva la differenza con la Chiesa nostra? No, la Chiesa come la intendiamo noi è un posto dove si predica. Il punto centrale di una qualunque cattedrale è il pulpito, sta lì in alto, decoratissimo. Il momento centrale è quello in cui il sacerdote va lì, arringa, predica, insegna. E la Chiesa gotica, diversamente ancora, perché con queste forme a guglia sono proprio l'espressione architettonica delle due mani giunte in preghiera. La Chiesa gotica senza un pubblico, senza fedeli che pregano, non ha significato. Infatti spesso si chiama Dom, Duomo, che era il centro sociale cittadino più importante, cioè di aggregazione fondamentale. No, per il greco invece il suo rapporto con lo spazio è così perfetto che lo trasferisce addirittura agli dèi. Si cala quindi completamente nella realtà e trasferisce questo anche al consesso sociale. Perché, per esempio, l'orgoglio di appartenere a una polis importante era un elemento fondamentale. Il greco, dell'età d'oro di Pericle, per esempio, l'ateniese, che apparteneva alla polis principale, ne ricavava un'autocoscienza molto potente, cioè mutuava parte della sua autocoscienza dall'appartenenza alla polis. Tutto questo nel mondo romano
subisce un ulteriore approfondimento. Il romano non ha più neppure bisogno di questo per la sua autoaffermazione. Usa la prima persona del verbo essere. Civis Romanus sum, io sono qui e sono io. E qui si completa il percorso che era cominciato nell'antica civiltà paleo-indiana, rifiuto completo del mondo e possesso completo della propria posizione in questo mondo. La civis, la cittadinanza romana era molto ambita perché dava diritti immensi, chi non ce l'aveva era esposto a una serie di accadimenti contro i quali non aveva difesa. Ma quello che è importante nel romano è che la singola personalità acquista questa importanza autonoma, per cui si presenta la necessità di regolare i rapporti con le altre e nasce il diritto. Il diritto nasce a Roma come necessità di regolare i rapporti fra individui ormai autonomi. Quando si parla di situazioni precedenti di leggi e diritti, sono soltanto comandamenti divini che l'uomo recepisce più o meno istintivamente, compreso il famoso codice di Hammurabi, Mosè, le tavole, lui sta lì a guardare e la luce divina scolpisce le tavole. Vabbè, sappiamo che ci sono delle immagini che erano indispensabili un tempo per spiegare delle verità. Comunque si tratta di leggi mutuate. Il diritto nasce a Roma per la prima volta come produzione umana e la singola personalità è così ormai affermata che non si accontenta neppure più di tutelare i suoi diritti da vivo, vuole tutelarli anche da morto. Il testamento è un'invenzione romana, assolutamente romana. E che tutto questo sia molto simile alla situazione attuale noi lo vediamo, perché la base di tutte le legislazioni occidentali è ancora il diritto romano, soprattutto con le modifiche imposte dai codici napoleonici. A questo punto c'è il massimo sprofondamento nella materia ed è per questo che compare l'impulso che si propone proprio di riportare l'uomo al padre, come compare il cristianesimo, compare nel punto in cui l'uomo è arrivato al punto più basso. E da allora ci troviamo in questo frangente in cui questa nuova forza cerca di riportare verso la sua patria spirituale un uomo però diventato completamente individuo autocosciente grazie a questa immensa discesa che avete visto è stata farraginosissima. E naturalmente anche qui il singolo romano, come ha fatto il greco con la polis, trasferisce la sua individualità al concetto di Stato. Cioè la burocrazia romana è qualcosa che poi, finito l'impero, scompare e nella sua complessità ritroviamo solo in epoca moderna. Adesso non ci azzardiamo a dire se Roma era amministrata meglio all'epoca di Augusto o oggi. È imprudente avventurarsi in un calcolo del genere. Ma per esempio, Mommsen, nella sua storia di Roma magnifica, colpisce molto quando riferisce di Annibale che dopo aver sterminato 3 eserciti importanti romani e uno abbastanza importante, dopo la battaglia di Cannae viene a sapere che un esercito romano sta attraversando l'Africa per attaccare Cartagine. E Mommsen dice, in quel momento Annibale scrive nelle sue memorie e capisce che Roma non è una città, è un'idea capace di motivare persone in modo eccezionale. Questo dimostra sia la convinzione fortissima che il governo centrale romano riusciva a instillare in tutti i sudditi, perché poi le città che si ribellarono a Roma non sono state così tante, che sono passate dalla parte di Annibale. Sì, ci sono stati vecchi rancori. E dimostra soprattutto la struttura burocratica romana eccezionale, perché riuscire ad armare eserciti di 50, 60, 70 mila uomini equipaggiandoli perfettamente significa avere magnifiche strutture di leva. Quelli che sono stati mandati in Africa erano l'ultima leva, come è successo ai giovani del 99 nella prima guerra mondiale. Significa avere un sistema di approvvigionamento militare perfetto, fabbriche di armi, depositi. E soltanto per ripristinare la cavalleria Roma aveva dei depositi di allevamento di cavalli che non si toccavano finché era proprio indispensabile. Cioè il cittadino trasferisce la sua struttura personale nella struttura burocratica dell'impero.
Tutto questo, naturalmente, sappiamo, un giorno finisce. E come si articola poi la risalita dell'individuo ormai autocosciente? Incontriamo il Medioevo. Dunque, la recente saggistica più seria ha rivalutato molto il Medioevo. Ha fatto benissimo. Però, vi ricordo, ancora nella storia d'Italia, famosissima, Gervasio Montanelli, si chiamavano i secoli bui, anche loro poi dentro diversificavano. Per molti aspetti sicuramente, però nel Medioevo è nata una cosa che prima non esisteva, la coscienza della libertà. Come si manifesta? Intanto non è vero che fosse un'epoca così ignorante. Per esempio, per essere ammessi nella scolastica bisognava dimostrare il possesso di una logica rigorosissima molto superiore a quella che è richiesta nelle nostre università. E su questo poi si innesta l'influsso arabo, che noi sappiamo porterà che cosa? Le basi della scienza occidentale. Su quella cultura però si sono dovute incontrare le due cose. E gli arabi cioè hanno la stessa nemesi dei greci, sconfitti militarmente, però vedono la loro cultura assorbita completamente dal vincitore. Gli arabi vengono battuti a Poitiers nel 732 da Carlo Martello, ma da quel momento la cultura araba, che aveva più dell'Occidente, per esempio rivalutato Aristotele e tutto il suo insegnamento, Avicenna, Averroè, frutto anche del grande lavoro di Alessandro Magno, la cui vera intenzione è sempre stata quella di riportare a Oriente la cultura perduta nella forma esistente allora, cioè quella greca. Quindi il Medioevo, sì, aveva delle sacche di ignoranza immense, ma anche delle eccellenze notevoli. Su tutto questo si innestano poi dei fenomeni che ci dicono chiaramente che la sigla medievale è questa, il passaggio da un possesso ereditario a un possesso acquisito. Tutto lo sforzo del cittadino è di conquistarsi da solo i suoi beni, il suo possesso nella società, indipendentemente dalla sua posizione sociale di discendenza aristocratica o simile. Non si pensi che questi siano concetti poi così antichi. Ancora nel 42, nell'esercito inglese, gli ufficiali di complemento non potevano sedere a tavola con quelli di carriera che erano tutti aristocratici. Nel 1942 ci sono volute delle legnate forti per superare questa barriera. Ecco, il cittadino medievale vuole affermare se stesso, cioè quell'io autocosciente che abbiamo visto che si è formato così, lo vuole finalmente affermare a livello sociale. Nascono le città, perché? Perché c'è più facile in città liberarsi dalla signoria del signorotto di campagna che c'ha gli us prime noctis, si prende metà del raccolto, ti tiene sempre sotto controllo, se c'è qualcosa devi precipitare nel castello perché lui solo ti può difendere. In città cominciano le corporazioni, che significa una certa reciproca capacità di supporto nei momenti difficili. Anche Dante apparteneva a una corporazione dei tessili, mi sembra, non ricordo bene, e diventano molto importanti. Il potere ci deve fare i conti. Pensiamo ai comuni al nord, a un certo punto l'imperatore prende un sacco di batoste combattendo. E questi che cosa volevano in realtà? Volevano affermare la propria libertà a livello cittadino e a livello individuale. Nel 1413 noi diciamo che comincia l'epoca dell'anima cosciente, che è quella attuale. E prima che c'era stata, abbiamo detto che inizialmente c'è stata una lunga fase di anima senziente, cioè l'anima che reagisce a uno stimolo esterno. Invece il periodo greco-romano è quello dell'anima razionale. Siccome c'è un pensiero in grado di calcolare perfettamente, Aristotele è un greco, si forma la logica, di fronte allo stimolo esterno comincia l'analisi pensante del soggetto e solo dopo c'è la reazione, o perlomeno così dovrebbe essere. Però siamo sempre nell'ambito delle capacità del soggetto, il quale potrebbe evidentemente sbagliare l'analisi completamente, che è la situazione quasi ricorrente. Nel 1413 comincia il periodo in cui siamo coinvolti ancora noi e che dobbiamo ancora sviluppare, quello che l'esoterismo chiama dell'anima cosciente. Qual è la differenza? Tentare di impadronirsi di una verità, di un fenomeno, indipendentemente dalla nostra capacità di giudizio e dalle nostre emozioni. In questo i maestri sono gli inglesi.
quando parlano di self-control, che vuol dire? Di fronte a un fenomeno io non ci devo interferire affatto, devo lasciare che il fenomeno si comunichi per quello che è, non devo mettere in campo pregiudizi, non devo mettere in campo le mie limitazioni, le mie simpatie, le mie antipatie. E guardate l'elezione del sindaco musulmano a Londra, lo hanno valutato come persona esattamente per quello che diceva e ricevevano da lui. Non so se un sindaco musulmano potrebbe essere eletto a Parigi o a Roma, ho qualche dubbio. In questo spirito, dunque, comincia nel 1413 la nostra epoca, che dura come tutte le epoche 2160 anni, quindi finirà nel 3573, mi sembra, una cosa del genere. Noi siamo in pieno in questo. Se uno si esamina, vedrà che tenta proprio di fare questo. Tutto il nostro impegno culturale è nel cercare di oggettivizzare quello che ci accade senza interferire con la nostra personalità. E ci sono eventi storici che accelerano questo processo. Per esempio, nel 1438, come espressione di questo fenomeno individuale a livello collettivo, come era stata la personalità greca sulla polis, quella romana sulla burocrazia imperiale, nasce il nazionalismo, cioè la proiezione dell'identità del singolo come identità del popolo. Nasce sostanzialmente col conflitto anglo-francese, Giovanna d'Arco, e da lì si determina l'assetto poi di tutta l'Europa futura. Non solo questo, l'individuo in quel periodo vuole essere autore delle proprie azioni e ne vuole parlare. Nella prima metà del XV secolo si sviluppa tutto il fenomeno del parlamentarismo, anche questo inglese, cioè l'individuo vuole discutere le decisioni da prendere. È l'enorme battaglia contro il dogma, già cominciata da Lutero, che si inserisce nello stesso filone. L'individuo si vuole scegliere da solo la propria religione. Oddio, Lutero era mosso molto dal ribrezzo verso quello che aveva visto a Roma, ma Hus, che verrà dopo, no. Hus proprio fa una brutta fine, povero figlio, per questo vuole liberare l'anima del fedele da un'imposizione liturgica autoritaria. Comincia l'esegesi della Bibbia, eccetera, eccetera. E tutto questo si scontra anche a livelli molto potenti. La vittoria nel 1588 della flotta inglese sulla invincibile armata è proprio una vittoria dell'anima cosciente sulla più retrograda anima razionale del periodo, che era Filippo II di Spagna, bigotto, dogmatico, ancestrale in quasi tutte le sue manifestazioni, mentre invece l'Inghilterra del periodo dimostra proprio in quella battaglia di avere una capacità individuale di tutti quelli che combattono, perché era in larga inferiorità, larghissima inferiorità. Questo poi succede anche militarmente, per esempio nella guerra dei Trent'anni, che comincia nel 1618. La guerra dei Trent'anni come finisce? Accertando la supremazia europea delle due nazioni principali, Inghilterra e Francia. La Germania ancora una serie di staterelli, la Russia sarà sempre l'insieme di impulsi bigotti cattolico-bizantini, asiatici e normanno-slavi. Fa storia un po' da sé, ha sempre difficoltà a inserirsi veramente nel processo mitteleuropeo. Da questo punto subentra che cosa? L'inevitabile conseguenza, tutta quella serie di scoperte geografiche fondamentali, cominciando dall'America, di invenzioni che hanno subito un flusso tecnologico diretto. La più importante, per esempio, è la bussola. La bussola ha cambiato i rapporti commerciali in tutta Europa, la polvere da sparo purtroppo, e poi quella decisiva, la stampa. La stampa è stata un missile contro il dogmatismo retrogrado, che quando c'era una copia sola della Bibbia, chi ce l'aveva, c'era la verità, comincia ad essercene decine di migliaia, e questo si frantuma. Cioè ogni singolo, nella sua autocoscienza individuale, vuole la sua Bibbia da leggersi. Tradizione che per esempio è rimasta ancora negli Stati Uniti. In qualunque albergo, fosse pure di serie Z, armadio sgangherato, letto che cigola, però sul comodino c'è una Bibbia. Ora, il processo quindi si è avanzato di parecchio,
E siamo quindi quasi quasi alle soglie di che cosa? Degli eventi che poi sono ancora tuttora sostanzialmente attuali, perché da tutto questo si genera, per esempio, la borghesia. La borghesia è l'espressione dell'individuo che cerca la propria affermazione personale coi propri meriti. È per questo che ha bisogno della borghesia cittadina, della città e dei rapporti che offre, e non potrebbe farlo al di fuori. La cultura che comincia dopo tutte queste invenzioni è completamente nuova. Perché? È perché poi seguiranno a rotta di collo tutte le scoperte industriali, gli studi di Torricelli sono alla base del motore a scoppio a combustione interna, che è ancora quello delle nostre automobili. Volta, Galvani, eccetera, stabiliscono i principi, ancora oggi diciamo la lampadina a 220 volt, quindi è qualcosa che usiamo ancora noi oggi. Ci sono tutti i prodromi cosiddetti della cosiddetta rivoluzione industriale, con una classificazione però molto importante. Tutta l'anima cosciente passa attraverso l'influsso inglese. Basta pensare a Cromwell, figura da noi non molto conosciuta, non so se si studi bene a scuola attualmente. Cromwell è un gigante, una persona immensa. Il Parlamento inglese a un certo punto si convince che il re sta operando contro l'interesse nazionale, lo mette sotto processo, trova le prove e quando si convince gli taglia la testa senza niente storia. Nel 1649, molto prima della Rivoluzione francese, Carlo I Stuart finisce decapitato. E poi c'è la serie delle istituzioni che gli inglesi poi trasmetteranno col parlamentarismo è nota. La stessa cosa avviene in Francia, perché, però con una differenza, abbiamo detto che sono le nazioni fondamentali. L'Inghilterra devia questo impulso all'anima cosciente verso l'esterno, verso la colonizzazione, spinta anche dall'insufficienza alimentare che è sempre stato il suo problema. La Francia questo problema non ce l'ha, ancora oggi è l'agricoltura più fiorente, la Francia è grande, ha territorio fertile, ce n'ha tanto, fiumi immensi, abbondanza d'acqua, è sempre stato un paese ad alta manodopera. Le campagne napoleoniche sono state possibili perché la Francia aveva 32 milioni di abitanti quando l'Inghilterra ne aveva appena 9. Quindi la Francia rivolge tutto l'impulso dell'anima cosciente nell'autoperfezionamento individuale e quindi la storia francese è molto tormentata, così tormentata che arriva la rivoluzione. La rivoluzione francese, noi lo sappiamo, si conclude con quei tre ideali che poi sono stati completamente deviati, perché è una rivoluzione stranissima. Se ci sono dei motivi occulti, ma adesso non possiamo scendere più in là di un certo dettaglio. La prima parte è totalmente pacifica, non si sparge una goccia di sangue. Si dice sempre che c'è stata l'occupazione della Bastiglia. Quando il popolo occupa la Bastiglia, c'erano soltanto due prigionieri, due aristocratici, tenuti così bene che si erano portati i loro mobili e il pranzo glielo portava al miglior ristorante di Parigi. Allora perché l'hanno occupata? Perché si è sparsa la voce che il re avrebbe mobilitato l'esercito. E siccome i protestanti, in questo caso, erano disarmati, alla Bastiglia c'era un deposito d'armi, lo sapevano tutti, sono andati a prendersele. Poi a un certo punto comincia un bagno di sangue che travolge anche i promotori, pure Robespierre ci lascia la testa. Questo lo lasceremo forse a un altro incontro. Ma i tre ideali in realtà poi sono stati molto confusi. Invece la teoria sociale steineriana li rimette esattamente al posto. No, possiamo solo accennare perché gli dedicheremo un incontro a chi ci vorrà venire. L'ideale della uguaglianza non può che riguardare lo spirito. Cioè, le sappiamo, le tre parole sono fratellanza, uguaglianza e libertà. Dunque, se adesso andate in una qualunque tribunale, ci trovate comunque scritto, anche se non succede così perfettamente, la legge è uguale per tutti. È una conquista abbastanza recente questa. Economicamente ci dovrebbe essere la fraternità, non c'è, questo lo sappiamo. E la libertà deve essere quella dello spirito, e questa, insomma, libertà di espressione fino a un certo punto. Perché diciamo che non c'è? Perché la storia europea ha eliminato molte schiavitù, quella economica no, ce l'abbiamo proprio sul collo completamente.
casca una banchetta regionale, boom, crolla tutto il sistema azionario bancario per la paura terribile che ormai domina tutto. Una banca americana emette troppi derivati, fallisce, 8 anni di crisi per tutto il mondo occidentale. I numeri a volte non sono detti completamente, ma in Italia in questa crisi hanno chiuso 500.000 imprese, mica due. Posti di lavoro persi, una cosa che... Quindi noi siamo in piena schiavitù economica. E, volendo adesso, per concludere, fare il punto sulla situazione attuale e per vederlo questo futuro, il nostro compito qual è? Sicuramente la quinta epoca post-atlantica, la nostra, aveva il compito di impadronirsi del mondo fisico. E si può dire che l'abbiamo fatto, siamo andati anche oltre. Adesso noi non siamo più padroni del mondo fisico, lo stiamo distruggendo. A luglio ci consumiamo tutte le risorse naturali di un anno, cioè quelle che dovremmo consumare il 31 dicembre, il 30 luglio già ce le siamo mangiate. Siamo andati molto oltre questo. I problemi cominciano ad essere severissimi, problemi che prima colpivano solo terzo, quarto, adesso quinto mondo. La California ha una crisi idrica impressionante, sta consumando l'acqua di Faglia ormai da 3 anni, non sanno più come fare. Non lo dicono, ma sono andati a chiamare gli indiani nelle riserve, quelli che fanno piovere, dopo averli sterminati a milioni, correndo da loro. La California fino a poco tempo fa era lo stato americano più ricco, ha un bilancio simile a quello dell'Italia. La California equivale all'Italia, non come abitanti, sono 36 milioni, ma ci sono stati momenti in cui il PIL era lo stesso del nostro. E quindi queste immense migrazioni si dice che dureranno per molto tempo, sì, sono volute la guerra, eccetera, ma anche perché ci sono territori immensi che non sono più capaci, non danno più da vivere. Noi diciamo sempre che i deserti si allargano, ma il Sahara è diventato grande come gli Stati Uniti. Voi immaginate di partire da New York, arrivare a Los Angeles e trovare solo deserto. Se ne vanno perché non sanno più come vivere. Cioè, che la Terra abbia superato il punto massimo di espansione a metà di Atlantide è vero, e che sia in regressione, ma noi gli diamo una mano forte, una mano notevole. Insomma, per darvi un'idea, nel Texas per cercare il petrolio sono stati fatti 1 milione di pozzi. Quelli che poi l'hanno dato sono meno di un centinaio. Ecco, qui ci troviamo in questa situazione. E l'altro percorso che ci spetta è quello dell'evoluzione del pensiero. Quindi conquista il mondo fisico e abbiamo esagerato. Invece nel pensiero siamo molto indietro. Noi alla logica aristotelica non abbiamo aggiunto un concetto. Abbiamo un'evoluzione tecnologica immensa, ma il pensiero aristotelico rimane quello. Non ammettiamo nemmeno che ci siano livelli superiori di pensiero che sono urgenti. Tutto quello che avete ascoltato nelle conferenze passate oggi viene tutto da un livello superiore di indagine e di uso del pensiero. Perché chi ha detto che il pensiero deve essere solo quello che serve per fabbricare le macchine? Perché noi ormai facciamo solo questo col pensiero, facciamo nient'altro. Persino a livello religioso, l'ultimo movimento di una certa importanza è stata la teologia della liberazione del XX secolo, ma era un movimento di giustizia sociale nel Sud America. La filosofia dove sta? Qualcuno ce lo dica. Quali sono i grandi obiettivi dell'economia? Aumentare la domanda. Perché non funziona? Perché, come dice un vecchio proverbio, io posso portare il cavallo fino all'abbeveratoio, ma se poi quello non vuol bere, posso costringere il consumatore con la pubblicità, con tutto quello, ma poi al momento di comprare, se quello c'ha paura, se tiene i soldi sotto il materasso. Quindi l'assioma fondamentale dell'economia moderna, la soluzione è aumentando la domanda o la produzione. Certo, se non c'è la domanda che aumenta, nessuno aumenta la produzione. E vedete che c'è, dovunque ci giriamo, si vede che col pensiero contemporaneo non ce la facciamo proprio. Il pensiero analitico è stato grandioso nel portarci a l'evoluzione tecnologica che abbiamo, che è andata anche oltre le necessità. Vi comprate il telefonino e vi danno la clausola per cambiarlo gratis un anno dopo, addirittura dura un anno solo sto telefonino. Quindi ci aspettano nuovi livelli di pratica del pensiero che purtroppo siamo già in ritardo nell'approcciare, e questo lo vediamo specialmente a livello della gioventù, perché la gioventù nasce già predisposta per questi livelli, dovrebbe trovare un sistema di istruzione dei genitori, una cultura che li aiuti,
non trovo assolutamente niente, né questo né nient'altro. E allora vediamo i rave party, l'alcol che adesso si è sceso alla soglia dei 10 anni, non parliamo di droghe eccetera eccetera, che lo fanno anche gli adulti, e soprattutto la cosa tremenda, qualunque bambino vedete oggi c'ha, c'è sempre così, c'è sempre col giochino, sempre chiedete a uno, dice ma non c'è bisogno, è molto più facile su internet, ma quanto fa? Ma no, aspetta che te lo dice a me, ormai si sono, non solo non usano più nemmeno il pensiero intellettuale dei padri, ma stanno regredendo. Allora a noi serve un'idea del futuro che ci aspetta, però attualmente con il tipo di indagine che abbiamo impostato, che è quella sempre dell'automobile che consuma un pochino di meno, oppure dell'aereo che deve andare un po' più veloce portando più passeggeri, sì, però non usciamo da sto livello, non c'è più nessuna entità che sia in grado di delinearci un percorso. Siamo diventati potentissimi con i mezzi di locomozione, ma in realtà non sappiamo dove dobbiamo andare. Una volta l'economista Leontief disse che il sistema socialista aveva un timone immenso, ma non c'aveva il motore. E il sistema capitalista ha un motore, ma non c'ha il timone. È stata un'intuizione geniale. Ci serve un'idea del futuro, perché se no smarrimento e paura non ce li togliamo. L'antroposofia vorrebbe dare una mano proprio in questa direzione. La controprova è che non appena qualcuno comincia a interessarsi veramente, questo è costante, non c'è eccezione, dopo qualche settimana prova un senso di calma che non aveva prima, di serenità. E perché sì, la sua anima finalmente sente che c'è un timone, c'è una rotta, non è più abbandonata ai flutti casualmente. Ci sono domande? Posso fare una domanda io? Accennato proprio un attimino, no, a quei cicli, no, di 2000, cioè, nei miei studi, in quello che mi ricordo, forse l'ha detto prima di Steiner, che lo riprende, la Abate Tritemio, no, sul trattato delle cause seconde, questi cicli... Non sono un esperto in materia, non so che dirti. Ah, no, perché appunto diceva che c'erano dei cicli retti... Sicuramente. Dica. Non sono molto esperta, il mio approccio di Steiner è molto recente, ma rispetto invece all'epoca moderna, che cosa ci può dire riguardo a Riemann? Ah, meno male che non è esperta. Ne fa poco. Ho capito. Guardi, noi ci possiamo orientare soltanto sulle grandi domande se non perdiamo di vista le grandi risposte. Perché esistiamo? Perché nel panorama del mondo spirituale da cui veniamo, a un certo punto si è manifestata la necessità di una serie di individui autocoscienti e autocreativi. Lei immagini che è responsabile di un mondo spirituale che deve provvedere a molte creazioni, manager di una grande ditta, arriva il delegato e dice guarda, ci mancano ingegneri creativi, stiamo indietro con i progetti, non abbiamo abbastanza, allora bisogna creare un essere che sia capace di fare quello che gli altri non sanno fare, perché le altre gerarchie esistenti questo non lo sanno fare, arrivare alla fine del suo percorso ad essere autonomo, libero, autocosciente, ma creativo, cioè non appoggiarsi a quello che già esiste. In questa ottica bisognava creare un essere che intanto si staccasse dalla famiglia, cioè dai mondi spirituali, paradiso terrestre, la cacciata, e poi acquistasse la propria libertà conquistandosela. Perché quando lei si domanda, ma perché siamo caduti? Ma quella stato edenico che avevamo non ce l'eravamo conquistata, era un dono, come ci è stato dato ci è stato tolto. Il giorno che lei, alla fine della sua evoluzione, può andare in vacanza tranquillamente, avrà conquistato questa autocoscienza libera completa, allora passa dall'altra polarità universale che si articola sempre da creatore a creatura. La creatura arrivata al massimo della sua evoluzione diventa un creatore e assolve a questa necessità del delegato che gli ha detto che le servono più ingegneri programmatori. In questa ottica qui a che serve uno come Riemann? A separarci dai mondi spirituali, perché guardi che se non fosse stato fatto brutalmente non ci separavamo mai.
Perché la beatitudine che si può provare in certe esperienze, per esempio dopo delle meditazioni molto riuscite, si vorrebbe rimanere lì per ore e ore e ore, se non arriva la telefonata uno non se ne andrebbe, è di molto superiore a qualunque gioia umana. Però rimanendo lì non sviluppavamo né la libertà, né l'individualità, né l'autocoscienza, non servivamo al compito, alle necessità di chi ci ha creato. Arimane fa una cosa molto semplice da spiegare, si inserisce alla nascita nel rapporto tra il sistema nervoso e sensoriale e l'anima percepiente, oscura tutta la parte sovrasensibile dei fenomeni intorno a noi. Se non ci fosse Arimane, lei di una pianta vedrebbe la pianta e le forze eteriche che la fanno crescere e le forze astrali che fanno maturare il sole. È un esercizio iniziatico, ci si può arrivare. Lei la vedrebbe proprio. Ma per interessarci a questo mondo nel quale solo potevamo ottenere libertà e individualità, perché io l'autocoscienza quando l'acquisto, il bambino fino a 3 anni parla in terza persona, dice Carluccio ha fame, Carluccio ha sede, e quando comincia a urtare contro il muro con la mano, quando comincia a sentire che fuori da lui c'è un mondo esterno, acquista coscienza di sé. Poi la controparte interiore è l'emoglobina del sangue che portando il ferro corrisponde interiormente a questo rapporto. Se lei ha un'emorragia, la prima cosa che succede è sviene, perde la coscienza immediatamente. Ecco, in questo percorso Arimane ci combatte aspramente, ci separa dai mondi spirituali e lo fa instillando odio, instillando tutte le peggiori, diciamo, degenerazioni che ci possiamo immaginare. Però è una cosa indispensabile. A questo punto, visto che lei ha portato l'argomento, saprà anche di Lucifero. Non è stato tanto simpatico. Beh, Lucifero fa lo stesso da un'altra parte. Anche lui ci separa, però che cosa ci porta? L'orgoglio, l'autoambizione, tutte queste cose qui che servono però per sentirci individui. Adesso l'uomo non può evitare uno, non può evitare l'altro. Perché guardi, per esempio, la forma fisica in cui si esprime Arimane è l'elettricità. Pensi un po' a lei se dovessimo far meno dell'elettricità. Impossibile, assolutamente, qui staremmo al buio. E chi lo vorrebbe fare? Nessuno. Lucifero si identifica con altrettante cose. L'abilità dell'uomo, dell'anima cosciente, è proprio questa, di stare in mezzo ai due, servirsene e non diventare schiavo né di uno né dell'altro. Però gli servono delle forze particolari per stare in mezzo, bisogna che se le procuri. Perché come nasciamo naturalmente siamo schiavi dell'uno e dell'altro, non c'è niente da fare. Altre domande? Allora grazie, buonasera a tutti.